Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova Random Battle. Era un pezzettino che non usciva e allora l'ho piazzata dentro questa nostra programmazione settimanale. È uscita anche in settimana una bella win streak, insomma, andatevela a vedere con il team di Snorlax, il Frago del Pidio, se ancora non l'avete visto. Seconda puntata che abbiamo affrontato peraltro con un ospite, con tre ospiti nel corpo di un ospite, ossia il buon Zichella, insomma. Tanti bei video secondo me ultimamente sul canale, ma uno sguardo è ovviamente rivolto al futuro e quindi insomma con l'avvento di Spada e Scudo preparatevi a delle gustose novità. Detto questo, io voglio subito cominciare con le random, la nostra classica mezz'oretta di, come dire, trash di Barbara Durseling, ma vi ricordo, mentre vado ad cercare un avversario, che potete ancora prenotarvi un posticino per quanto riguarda la Team Aqua Research Lab Monotype Random Battle. Trovate tutto in discussione, buonanotte, tutto in descrizione, discussione, vecchio retaggio dei forum. Ma in ogni caso, Groudon versus Tyranitar. Noi siamo terra e lui probabilmente è roccia, non lo so. Qui Precipice non male, e io lo sparo subito perché insomma, se lui è amante del rischio, facciamolo patire, no? Mettiamo anche un bel timer. Ebbene così, voi invece di mettere il timer, dovete mettere mi piace. Magari commentare. Magari anche iscrivervi al canale. Insomma, poi fate sapipare. Lui è roccia, poverino, e onestamente non lo vedo molto bene. Mi dispiace, ma poi Groudon in lead. Magari fossero tutte così le partite in Battlesport. Allora, potrà farmi del male. Lui, io metto il counter perfetto, ossia il terra levitante, così che se te hai terremoto. Buona Cisi e andrei di Psychic. Aqua Tail fa anche male. Fa anche male. Whiskash, vai. E così si prende un 30% che è niente. Lui quant'è? 2,41, noi 158, 160 più 82 è più veloce lui. 2 hit potremmo reggere, ma distruggiamolo, va. Perché appunto, se lui ci fa una stab. Buono, siamo indubbiamente in super vantaggio, ragazzi. Lui è roccia, noi abbiamo i terra. Insomma, un bel riscaldamentino, un bel riscaldamentino. Yanxi, ok, terremoto, ci ammazzerà probabilmente. Pensiamo anche poi di mandare, qui ci ammazza sicuro. Bene. Esca, lo vedo bene. Sembra il Pokémon perfetto per un Fairy roccia, giusto? Abbiamo l'acciaione con Iron Head. Life Orb, quindi hai voglia te a mandare Terrakion. Si liquida anche lui. Buono, sì. Beh, qui matchup per lui abbastanza improbabile, ragazzi. Un altro Fairy Roccia. E qui esca. Fa tutto quello che doveva fare. Vabbè. Non c'è molto da dire. Bisogna essere onesti. Fosse successo a parti invertite, probabilmente avrei detto: mamma mia, Air Power. Un bel routine per far vedere che abbiamo digerito e direi che terremoto qui finisce il lavoro. Buono, prima l'abbiamo vinta, andiamo avanti. Allora, stiamo anche piano piano riuscendo a raccimolare punticini. Abbiamo 1349 in questo random battle monotype, che sono sempre un bel metodo per passare un po' il quarto d'ora, i 20 minuti, la mezz'oretta random da riempire. Quindi io vi invito anche a giocarci. On your own, per i cavoli vostri. Munna. Oioi, se io so psico e so psico e lui è bug, non è che si goda troppo, ragazzi. Sì, dammi anche Celebi, devo le 4 per. Hai ragione. Molto male, ragazzi. Che altro perché molto male. Ma non ho molte alternative. Prima avevamo terra e lui roccia e lui qui. Vabbè, che droppi, è inutile, tanto noi dopo si muore comunque. Penso che butterò l'ele, così mettiamo anche il campo, sperando che lui sia tipo elettro, perché se lui è bug. Agente più veloce, qualcuno che arrivi a 2,40. Uno scarfone random, ma mai nella vita, perché lui ha 123 e 146. Tocca buttare lui e prendere anche un bug buzz. È l'unico che mi regge bug, ragazzi.
prende 50, ma che devo fare? Attenzione, Electro Bug. Guardiamo, mettiamo anche il timer. Dimmi che sei Electro, almeno è un pochino giocabile. Perché se sei Bug è molto male. Bene, ci può stare. Boia, cane. Quanto picchia. Niente. Penso che staremo a vedere qui. Fai U-turn e ci kill, ragazzi. Partita abbastanza a senso unico. Butto Serbi, che è l'ultimo che avrei dovuto buttare, ma... tanto qui ho voglia di fare Relic Song, cambia niente. Guardate che danni prendiamo. Ciaone, bella partita, bella bella, assolutamente. Prime due partite di questa random battle abbastanza terribili, in un senso o nell'altro, perché insomma diciamo c'è anche la prima troppo facile. Lui Tyranitar ancora e io Lantern, quindi lui è buio o roccia, io acqua o elettro e sono elettro. Andiamo a debuttare con una bella paralisi che non guasta mai. Ok. E 40. Lui è più veloce di me tecnicamente. No, non è più veloce di me. Molto male. Beh, che gioia. Siamo Electrode. Meno male, è rimasto paralizzato. Che l'idea era incassare il colpo e buttare dentro Focus Blast. Però penso che gli faccio di più cose di full play che di signal beam. No? Una è non molto, l'altra è super efficace, però utilizzo molto più il suo attacco, forse, ragazzi. È vero che però Signal Beam può confondere, 10%, no, andiamo di full play, va? 23. Non credete che di Signal Beam gli si faccia di più. Non lo sapremo mai. Signori, qui se non hitta il Focus Blast, lui ci fa frana e noi abbiamo praticamente, bello, che perso la partita. Quindi vediamo un po' di farla hittare questa frana. Focus Blast, per favore, grazie, buono. Ora vediamo, roccia o buio. Voi che dite? Voi dite buio? Roccia, è meglio roccia, infatti è buio. 2.40 e 2.10, ma va che è più veloce, ma non l'avrei mai detto. Giusto, io quando è che evito ipnosi, quando poi mi sono anche... Mi sembra una cosa... Ora gli entrerà. Bello, ipnosi c'ha 60, lo capisci? Lo capisci? Ti puoi svegliare? Grazie. Beh, lui è andato a 30.000 di attacco speciale, però onestamente non è che secondo me abbia fatto una giocata, perché io poi entro e lo sbriciolo e gli conveniva forse capitalizzare una kill. Però, oh, nel senso, contento lui. Lui è buio, noi siamo specs, ci possiamo lockare su Signal Beam, ma via, proviamo. Vediamo cosa succede. Tra l'altro era bellino il Signal Beam. Boh. Tyranitar, Mega e Darkrai sono andati. Noi abbiamo un team elettro abbastanza da 0 a 0. Non è niente di che. Non è niente di che. Però dimmi che Jolteon rimane. Hai Dragon. Ok, io arrivato in Signal Beam. Morirò. E a voi. Però lo confondo. Ora lo confondo. Sicuro, guarda, guarda. Vedi. Super power. E allora vi dico che Jolteon rimane per sempre uguale. Bravo Jolteon. Lo chiamerò ultimo. Non so nemmeno se è di ultimo la canzone. Insomma, di quella roba lì. Allora, super squadra comunque lui. Mega Tyranitar, Darkrai, Eye Dragon. Cioè, hai rotto veramente le palline. Bello Jolteon. Nelle random. Ma magari è Galar. Cioè, no, non penso proprio. Uh...
me lo giocherei. Lui tanto lo dobbiamo toxinare. Questa, per esempio, è una bella partita. Non una partita spezzatura come la prima o la seconda, dove, insomma, dai, c'è stato veramente poco da raccontare e da dire. Nella prima aveva un matchup straforte, nella seconda aveva un Beedrill contro tutti, che non è il nome di un porno, ma, insomma, per lui sì, un po' porno è stata quella partita, la seconda. Però, insomma, dal punto di vista delle cose da raccontare, delle giocate, degli switch, va bene che siamo in random, ma è bellino ogni tanto anche cercare di fare qualche ragionamentino in più. Ecco, tipo quello che sta facendo lui, mettendoci qualche secondo di troppo. Dai, forza, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Tossina entra e per noi è fondamentale. Abbiamo mica anche Rust, ma sì. Bomba a mano. E allora, Rust e direi poi anche U-turn. Lui è 209, poi dopo si dovrebbe buttare Heliolisk. U-turn più fulmine, secondo me, via giù. Siamo quasi a cavallo, dai. Voi capite, tiratogli giù Tyranitar, il nostro Zapdos, il nostro Jolteon, il nostro Tundurus, diventano tutti super giocabili. E qui lui forfetta, perché insomma non può far molto. 2-1. Vediamo un po'. Oggi si va abbastanza spediti, è un bel ritmo qui nel Random Battle Monotype. Ricordate, mi raccomando ragazzi, di mettere mi piace. Poi c'ho anche da prepararvi lo speciale 40. Mamma mia. Mi dovrò preparare anche lo speciale 40k prima o poi. Più prima che poi, spero. Però, insomma, ho un'idea di difficile realizzazione. Ammetto che lo speciale 40k avevo inizialmente pensato di girarlo... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Vanillax e... Noi siamo Ice. Ice, Ice Baby. E lui... Auguriamoci che sia... Se è Fairy, ce la dobbiamo giocare. Preferirei fosse Erba. Non droppa. E allora, rimane di Sash e muori. Ma dovevi fare Tailwind. Dovevi, caro mio, fare Tailwind. E ovviamente non poteva altro che essere così. Di tipo... Mamma mia, di tipo Fairy. Però il Flash Cannon gliel'abbiamo messo nervosi, ragazzi, perché gli abbiamo fatto un gran bel danno. E abbiamo adesso roba veloce, Crabominable. Ma perché mi dai sti schifi? Devi fare anche Ice Shard averla, vai. No, no, ferma lavori. Vabbè, 5% glielo facciamo, dai. Che miseria. Bellino sto crit. Sarà mia scarf lui. No, è morto. Ciao Floet, ritorna nell'eterno. Dimenticato. Ok. Bello Arti1, amore mio. Bello che mi prendi crit. Prendi 32 perché sei Arti1. Toxic. You're toxic. Allora, è un po' di Britney ogni tanto, secondo me non guasta. Io lo butto lì, Ice Beam, aiutiamoci, tanto Fire Blast lo reggiamo. Dopodiché si fa un bel rustello e lui ci rimane male mentre vede inesorabile la sua vita scendere verso il rosso. Dobbiamo fare attenzione a cosa? A fare lo switch in giusto, perché poi lui mi entra di ansi e io vorrei evitare, onestamente. Ecco perché vi dico che forse io mo butto a Mamoswine, che prende fuoco bomba. Quello vi pare? No, non piglia nulla. Lui preferisce mettere ambidue gli screen. Io però vado di Ice Shard, adesso CB, così di ansi non lo può buttare. Oh, Messer Bulu, buonasera. Lei vuole venire a fare superpower, lo so. Ma nel caso anche faccia Stone Edge, signor Bulu, non è un problema. Muoro con Articuno e poi buttiamo qualcuno che è in grado di fargli tanto male. Superpower, ottimo.
qui Lightskin fa assolutamente il suo gioco, noi si muore. No, perché il giusto si è droppato. E allora no problem. Si rusta, lui qui potrebbe andare di mossa erba, ma tanto è a meno uno, ragazzi, quindi va benissimo così. Il Lightskin decade ora? No. Questo significa che quel ragazzone di Wigglytuff era uno Wigglytuff. Con il Light Clay noi perdiamo il tipo volante facendo Roost, e a questo punto io gli farei quasi decadere il Light Screen e poi lo mazzerei, oppure andiamo di Ice Beam in Predict, che magari lui fa un altro Bulk Up, ma non lo sapremo mai, perché quando non serve io frizzo. Ma potessi mai frizzare un Whistreak una volta? Li mortacci vostri. Vabbè, io gli lascio Articuno, perché adesso facendo la kill poi lui entra con Dianzi, spara la mossa roccia, ma ammazza, frega niente. Poi dopo entriamo con una delle 38 Ice Shard che abbiamo, e insomma anche numericamente siamo, saremo 3 contro 2, quindi 4 contro 2, 4 contro 1 e un 2% su Dianzi, quindi direi che ce la possiamo assolutissimamente fare. Gli aveva dato anche un bel team, onestamente, a lui. Infatti lui dice che basta così, si alza dal tavolo e folda. 3-1, 3-1. Kinder. Rinincia. Sarà uno water contro water? No, perché sono buio. Cosa sono? Il Protean. Voglio vederti non danzare. Come i Kindra nel deserto, ma li trovo tutti io. Quelli che sparano a caso le mosse random. C'ho più attacco, attacco speciale. Andiamo di Ice Beam, vai. Mi piace di più, fa un dannettino da 32 piuttosto che missare. Allora, lui è droppato un attacco speciale, tauntato. Guardate cosa abbiamo, che meraviglia. Questo è da VGC proprio. Non ho niente che setup. Che meraviglia. 193, siamo in speed 10. Anche se lui è erba, lo vorrei quasi tenere. Andiamo di crancione, dai. Prendiamo uno speed boost e poi mega evolviamo dopo. Boia e bot. Guardiamo, se è erba, se è acqua o se è drago. Ti metto anche il timer. Madonna, Kindra è la mia bestia nera nelle run. Tutte le volte becchio Kindra. Comunque stiamo giocando contro la gamba sinistra di Beyoncé. Lui è drago. Conviene fargli crunch. Gli facciamo... Buono switch. Madonna, se ti facevo YouTube. È drago, dai. Qui YouTube ti fa, perché ti sei anche droppato, amico mio. 208. E se fosse Scarf? Andiamo di full play. Di full play. Viva la vita di full play. Non ha crittato, vero? È stato un mio riflesso. Mi sono immaginato che lui crittasse, giusto? È andata così, no? Non ha crittato lui. Cioè, mi sembra a me. Perché non ho fatto Ice Fang accidenti alle mie corna? Perché
l'ho pensato roccia. E basta, dice io roccia acciaio. Però sì, va bene, rocca fairy, roccia drago. Attenzione che la gamba sinistra di Beyoncé è andata via. Si è disconnessa. E a 140 secondi... Ah no, è ritornato, ok. Qui lui sa super power, ciaone. Però noi siamo più veloci, attenzione che il croco è scarso. Bella boccia. Boccia proprio subito bocciata, ecco, diciamo così. 198, il Pokémon perfetto, devo dire, per cercare di sbriciolarmi. Ice Beam. Ah, che palle. Qui abbiamo Sucker Punch. No, quindi è proprio inutile. Insieme e a V glielo devo tenere per fare un danno random a Kyurem, anche un 40%, 30% di Flare Blitz, 40%. Adesso mi tocca buttare. Mamma mia, meno male. Lui si è auto tolto di mezzo. Nel frattempo mi è arrivata una sfida. Ciao Pardo, ne fa una? Beh, ovviamente. Allora, ovviamente. Quindi l'ultimo match lo facciamo con Pinotauro. Attenzione ragazzi, possiamo inventarci forse qualcosa? Dovrebbe entrare uno Stone Age, dovrebbe crittare, dovrebbe succedere che, non lo so, cose che solitamente succedono ai miei avversari. Lo kick. Che sia Choice lui. Se solo avessimo avuto Moxie. Ok, allora lui è solo con Kyurem. Si lotterà su Ice Beam, probabilmente è la cosa da fare. Che fa quel crittino perfetto. Noi si fa fake out e gli si fa un dannettino. Poi si prova a fare un cazzo. Vedete? La cosa mezza elegante. Crit, crit, crit. No, no. Crit, 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 crit. No. È stato bello crederci. Va bene, diciamo così. Dai, Pinotauro, ti sciallo io, va. Ti sciallo io e non ti preoccupare. Avrai sicuramente un Pokémon che si supererà in lead, tipo Blush, no. Ok. Ho nuovamente i buio. Questi gustosi troiai. Thick Fat Life Orb. E lui non poteva altro che avere giustamente una mossa lotta. 4 per. Benissimo. Cosa faccio io a un Blastoise Bulky che ha Aurasphere? Posso fare soltanto, innanzitutto, terrorismo psicologico. Lui fa la mossa giusta perché manda il veleno, quindi lui ha gli acqua. Io non so cosa fare contro Toxapex. Ma è incredibile. Vai Bishop, bello mio. Burn. No. Poi lo prende, e è anche giusto. Shh. 4 scald, 0 burn. Sono un campione, ragazzi. Che culo. Ho preso un crit, ma vabbè. Culo. Va detto. Ale. Cosa gli faccio io a lui?
trovo una pazzia, tanto il matchup non è affatto dalla mia, intendo come team, ho un team veramente orribile, ragazzi. Provo a vedere se sguardando si riesce a fare qualcosa. O piglia. Ammetto che me l'ero dimenticata anche del Magic Bounce. Il fatto è che comunque lui di First Impression mi fa male. Carro armato costa. Shell Smash. Ok. Dai Mega Absolute che me la stai svoltando. Allora. Sì. La difesa è quel che è. Ossia, cacosa. Ora però lui ne ha 3 e io posso stallarlo forse a colpi di tossino. Vediamo. Voglio diventare fastidioso. Bravo, bravo. Sì, sì, Sword Dance. Così faccio meglio di full play. Ottimo. Dovrebbe essere direi alquanto morto di full play. Attenzione ragazzi, forse ce la possiamo fare. Minchia, ma è Choice Band questo coso? Oh! Ma che è? È Choice Band. Non si spiega, sennò, ragazzi. Se è Choice Band, però ha vinto lui, eh. Gli Aura Sphere mi tira giù. Porca miseria. Devo cercare il flinching. Quando cerchi il flinching, sappi che arriva in realtà. Porca miseria, lo sapete che ho sbagliato? Dovevo fare il low kick, poi lo ammazzavamo di crunch, poi proteggevamo. Non ci voglio credere. Potevamo vincere. Potevamo vincere. Che lui si lockava su first impression. Porca miseria. Merda. Vabbè. Ragazzi, è stato bello crederci. Alla fine della fiera abbiamo fatto quanto? 3-3? Ma va bene, sono le random. Non abbiamo perso punti, non abbiamo guadagnato punti forse. Anzi, in realtà ne abbiamo guadagnato perché quella che abbiamo perso era in sfida, quindi i punti rimangono lì sani e salvi. Io vi mando un abbraccione, grazie mille per tutto il seguito, le belle parole e tutto l'affetto che vedo, insomma, respiro, nutrite nei miei confronti. Mi fa veramente molto, molto piacere. Mi raccomando, non dimenticate, così come detto in principio di questo video, di lasciare mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale e di fare un saltino nella descrizione, dove c'è il link a Pumpling, dove vi ricordo avete il 20% di sconto se volete comprare delle magliette, inserendo Pardini come codice promozionale al momento del pagamento, ma insomma non siete stupidi. Team Acqua Research Lab. C'è il sito www.teamacquaresearchlab.com, un'attività eccezionale, trovate tutte le informazioni lì, sentitevi liberi di chiedere informazioni, insomma, c'è tanta roba, eh? E poi ci sono i pre-order di Spade e Scudo. Ciao raga, un bacione.